Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e ben ritrovati in questo episodio di Imperator Rome. Episodio che ormai siamo a alti numeri, non so se abbiamo già raggiunto il nostro record assoluto di spore, ma ci siamo di sicuro quasi. Questo è il numero 65. Dovrebbe, se non sto sbagliando delle robe. Comunque, allora, la scorsa volta abbiamo scoperto che siamo un po' nei guai, sia per quanto riguarda Eraclea Pontica, che probabilmente, tra l'altro, Influence Actions, Threaten War, no vabbè, siamo ancora in tregua, fino al... fino al 50, però mi sa che non saranno più così tanto disponibili a regalarci delle province, visto che sono diventati il doppio di rispetto a quanto fossero prima. Sono alleati con Paflagonia, Taulanti e Cipro, che è della roba molto cicciona. Però mi sa che siamo riusciti a strappare questo, ma... facciamo anche perdere popolarità, perché le altre volte c'era un po' finita male come discorso, eh. No, qua dovremmo picchiare nuovamente la Frigia invece che... in guerra con la Macedonia e come alleati sempre le solite robe. Sì. Va bene. La cosa non è semplicissima. Allora, dovremmo di sicuro andare a... in guerra contro i Seleucidi prima o poi. Adesso sono messi abbastanza male e sono in una guerra civile. Sono andati con Parti e Mesopotamia Superior. Ok, Mesopotamia Superior è qua e la Parti è qua. Cos'è tutta questa roba? Sale a Cartagine? No. Sidonia vuole vino? No. Base metals. Vado. A parte che tanto dobbiamo far scendere l'aggressive expansion, però sono un po' titubante, diciamo, perché non so bene cosa ci convenga fare in questa situazione, in questa situazione. A parte accertarci che noi cammelli no, glass no, perché ci offrono così tanti soldi sto giro? Prima ci offrivano meno al mese per sta roba. Allora, l'erede... ok, inizia ad avere la maggior parte dei tizi che vogliono lei. Ma penso che spammerò ancora un altro paio di volte la tirannia per essere sicuro che ci sia abbastanza supporto nei suoi confronti. E che non capiti una guerra civile o cosa alla mia morte. Alla morte di Antigone Lage. Ma lei tra l'altro ho avuto due bambini, Filone e Antigone, che tra l'altro saranno un bel problema, visto che sono due. Capiterà lo stesso discorso che abbiamo adesso, mi sa. 3 anni e 3 anni. A posto. Posso imprigionarlo? Posso imprigionare mio nipote? Ma, no. Cosa vuol dire, invece? Ah, lei è contenta, i suoi figli sono contenti. Posso... no, in realtà non posso dare il tizio il trofeus per l'erede, perché il mio erede attualmente è adulto. Quando morirò io, mia figlia potrà far così. Allora, manpower... ah, tra l'altro stiamo mai recuperando manpower, che... forse abbiamo costruito degli edifici là in basso per il manpower, se non ricordo male. Di soldi ne abbiamo a non finire. Qui abbiamo tutta questa gente qua, perché tra l'altro potrei spostarne un po', eh. Va bene.
Io direi che possono anche togliere quasi quasi, sapete perché? Li muovo altrove, allora non posso muoverli di là. Qua sotto da dodecascoino non dovremmo avere più problemi per fortuna. Io me li muoverei in questa zona. Dove non prendono attrito e probabilmente dovremmo espanderci in là. Qua, se per caso ci espanderemo ancora, sarà da fare con molta, molta, molta cautela, visto che il deserto è davvero rende tutto molto problematico. Ah, ma erano due cose diverse. 8.000 ne ho mandati. Ok. Artemidoto o Simone? Per diventare che cosa? Ierofante. Ma scusa, Simone ha messo peggio? No, 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 no. Ti questi via, perché? Avevo quelle due truppe separate? Boh. Dove che ho detto che li mandavo? Boh, intanto li mando qua. Ah, non mi è fedele lui? Sì che mi è fedele, che cosa? Ah no, si sta muovendo. Ok, ho cancellato l'accesso militare, la frigia, ma non è un problema. Tutte delle robe che non riesco a starmi a leggere in questo momento. Qua c'è una provincia un po' più vicino dove prendete meno attrito. Cari miei, zero... Vai. Salite un attimo là perché... Non ho voglia di prendere dell'attrito gratuito qua. Per una guerra che al momento non farò. Non so se già ho la possibilità di fare Threat and War. No, al 56. Ah, ma forse posso vedere se loro mi accettano qualcosa. Secondo me mi diranno ciaone. No, non ancora. Qua... Che mese scade? Agosto. Ok. Sta salendo il supporto. C'è sempre più gente che vuole lei, per fortuna. Più 003. Comunque... Stiamo facendo parecchia fatica lo stesso, a salire per il discorso del pretendente. Ok. Seleucidi hanno finito con la loro guerra civile. Meglio così, ma sono sempre in guerra civile i Seleucidi, non so per quale strana ragione. Come? Perché sta precipitando? Vai, falla salire a 91. Ok, grande, grande. Sono sei persone che stanno addosso alla persona sbagliata. Vai. Vai. Chi è questo? Sì, facciamo le Olimpiadi anche quest'anno. Arcigrammateus. Ma vuole lei? Perché ci dice che... Andragoras... Ma è solo lui che... Perché mi è sleale. È l'ammiraglio della Sesto Nauticon. Però sali di 0,15 al mese, ok. Sono i miei fratelli che sono quelli che
Non mi sono fedeli. Ma tanto è straniero. Questo straniero è un generale. Terzo Stratos. No, cos'è che manca un comandante a questi? Ottimo. Ne mettiamo uno mediamente scrauso. Questo qua. Dai. Così gli sale un po'. Diplomatic reputation, dai. Honey, va bene. No, ce ne sono tre comunque che supportano la persona sbagliata. Ancora, ancora, basta. Non possiamo agire contro figlie della Cimachi di. Però ci danno più 0,10 e meno 25%. Anche se questo potrebbe non essere male il discorso, perché non vorrei che le famiglie diventino poi troppo potenti. Vabbè, la nostra comunque un livello molto molto più alto dell'altro. Misia Bretene. Ok, chi è che c'è morto qua? Ma non sono neanche più influenti quelli. E allora, quarto Stratos. Ci manca un comandante per il quarto Stratos. Mettiamo. Perché ho così poco? Ah no, perché ero già giù. Mettiamo questo, dai. Lui anche. Il 52esimo Stratos. Mettiamo questo che 5 non è male, c'è cioè un discreto. Beh, no, non è fortissimo, 5 è proprio un po' scarsino, però diciamo che possiamo accontentarci in questo momento. Questo è l'unico che non ci vuole bene. No, direi che non lo corrompiamo, tanto salirà pian pianino. Tra l'altro stavo notando che come livelli di tecnologie non siamo molto messi bene, perché tipo la Frigia. Ah no, ok, la Frigia è messa malissimo. Ma sono tutti messi malissimo. Cosa? Ho guardato la persona sbagliata? Mi sa di sì. Perché ho guardato quella Samaria e ho detto 21, 22, 22, 22, è altissimo. Mentre invece qua sono tutti abbastanza più bassi. Loro sono più o meno come me, la Mauria è indietro. Vada. Ah, tra l'altro vediamo un attimo se possiamo fare Threaten War. Ma mi sa che non ci accettano più nulla. Allora, vediamo un attimo cos'è che abbiamo qua nei dintorni. Kelai. Ce la danno Kelai? Sì, Kelai ce la danno. Però chi, allora dovrei scendere in giù verso Gordione. Quindi Bitinion, là come si chiama? Ok, Bitinion non me lo danno, ma forse perché è in una provincia su cui non ho dei claim. Sì. C'ho dei claim su questa provincia per ora. Dovrei fare dei claim sulla provincia successiva. Covert action. Fabricate claim. Ok, dobbiamo aspettare. Come si chiama quella provincia? Bitinia Superior. Ok, ottimo.
Molto bene, molto bene, molto bene. L'impero Seleucide si è un po' ripreso, ma non è messo benissimo. Qua posso per caso fare un threaten war con la Mesopotamia Superior? Adesso voglio sfruttare un pochettino di più questa meccanica perché non è niente male alla fin fine. Posso colonizzare? Oh, vai. Uno da Karax. Buonissimo. Qua posso colonizzare? Sì, uno da Astroconda. Ci manca questa, non abbiamo abbastanza gente. Questi sono 7. Questi sono 9. Sette. Questi sono 9. 6, 3, 9. Pian piano stiamo riuscendo a colonizzare tutta quella zona. Chi è che manca il governatore? Provincia di Aswan. Allora, mettiamone uno tosto ma non tostissimo perché è una provincia un po' meno importante. 9, va bene. Vada per il 9, dai. Cioè, in realtà è solo quella. Due città abbiamo in provincia di Assuan. Va bene, dai, non è un problema così importante. Qua ci sono i tipelli che ho fatto salire sopra. Che tra l'altro come sono organizzati? Sono organizzati a caso, quindi facciamo una roba. Facciamo che qua ne spostiamo due, posso? O gli sono tutti fedeli? Crea una nuova unità di due persone, tipo questi e questi, vai. E questi. Aspetta, allora facciamo così. Deselezioniamo questo e mergiamo questi due. Ok, abbiamo un avanzamento tecnologico della tecnologia. 0,90 e qua c'è attrito un po' ovunque, quindi mi sa che. Vabbè, no, li avvicino qua, dai. Tanto per essere un po' più sicuro. E quei 6.000, boh, però li lascio qua. Vedremo cosa farne in seguito. Oh. Oppure guadagna. Abbiamo tre opzioni. O perde 40 di realtà, o è ferito, o muore. 1100, ma spendiamo 1160, dai. Non è che abbiamo così tanto bisogno di soldi in questo momento. Più che altro, qua sono 18, 28, 20. Vabbè, lasciamo così con un po' di tranquillità. Oddio, sta peggiorando il suo stato di salute. Speriamo che vada un po' meglio col passare del tempo. Più che altro sarebbe importante. Ah, unità religiosa glielo aumenta. Quindi scusate, dovremmo convertire più popolazione. Posso prendere una nuova military tradition? Allora, vediamo un po'. Stavamo andando in questa zona, vero? Perché mi sa che era quella un po' più importante per la light infantry, per l'archers. Sì. Ecco qua, triremi, cavalry skirmish, cavalry discipline, morale. No, c'è solo il morale della light infantry che qua è interessante, quindi è che andiamo da questa parte. Light cavalry offense, che poi intanto light cavalry non abbiamo quasi mai niente, però vabbè. E invenzioni, vediamo un attimo che cosa abbiamo sbloccato qua con Marziale. Più 10 di disciplina, più 5% di starting experience e più 10% di disciplina navale. Beh, facciamo 10% di disciplina che male non fa. E va bene. Facciamo anche questo, Sacrifice to the Gods cost meno 5%. Nel dubbio, così magari abbiamo un pochettino più di punti per convertire gente, la nostra vera religione.
Convertiamo un po' di cittadini così. Secondo me non, cioè, a questo punto che siamo così grandi è difficile che influenzi in modo significativo la nostra religious unity, però... religion. No, infatti... Abbiamo solo il 60% di religious unity. Oh, abbiamo solo 2 di stabilità. Niente, dobbiamo aumentare a 3. Ma perché, allora, come policy come abbiamo qua dei nostri tizi? Dove sono i nostri region? Allora... No, non la fa vedere qua come... Dalla mappa le policies. Ah no, ok. Perché bleed and dry? No, wow. Metti un... Non mi piace. Sono tutti della cultura giusta, scusami. Ma non credo, scusami. No, infatti, Etolian. Ellenici. No, 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 io questi cambierei. Quanto mi costa cambiare? Non c'è scritto qua. Vai con la... cultural assimilation. In Epiro. E anche qua fai una cultural assimilation. Ma io vorrei dare un focus su cosa debbano fare, perché qua, oh, fanno tutti i cavoli loro, eh. Vabbè, qua molti sono su cultural assimilation, come avevo detto loro di fare. Ma local autonomy ancora ci può stare, chi è che manca come governatore? Allora, qua ne mettiamo uno mediamente tosto, dai, mettiamo lui, vada per lui, anche se è un po' corrotto. Chi è morto? Ah, ci sono morti dei generali nel mentre, allora uno qua. Mettiamo... lui. E qua mettiamo... lui, vada. No, dicevo qua, mettiamo una cultural assimilation sempre. Ma anche qua. Borderlands, no, no, non Borderlands, cultural assimilation. No. North Venetia. Ma perché bleed vein dry? È una cosa proprio che non mi serve a niente. Anche qua, perché bleed and dry? Cioè soldi, siamo pieni di soldi, che cavolo di... Encourage trade ci sta ancora, ci può ancora stare, ma... Qua Borderlands, ma perché Borderlands? No! Allora... Cosa sono tutti sti... Anche qua, Misia Bretene, no! Europa, no. Che poi sarebbe meglio quella religiosa, ma... è un po' più complicata quella religiosa. Cultural assimilation, vai.
Abbiamo tanti punti che possiamo investire comunque per le invenzioni, tra l'altro. Quelli ci servono anche per... no, per promuovere le popolazioni. Sì. Ma finora non l'ho mai sfruttato tanto come discorso. Starting experience. Disciplina dei tiriremi. Ma mettiamo questa che ci sta. Sacrifice to the God's Ghost, dai, va bene. Technology Speed, sì, perché questo non ce l'avevamo? National Frame and Happiness, sì. Omen Power più 5%, buono. Un altro ancora. Ok, su questi sono tutti Navy Morale Recovery che non ci interessano. Attualmente che Omen abbiamo? E quando è che scade? Abbiamo quello sulle Research Points che secondo me ci sta tantissimo in questo momento. Omen Power ce l'abbiamo più 163%. Non abbiamo tanti punti però, ho paura che quando scade il coso poi magari non avremo abbastanza punti per poterlo rinnovare. Ma tra l'altro è tardissimo, quindi direi che interrompiamo qua questo episodio e ci vediamo nel prossimo, nell'episodio numero 66, in cui forse capiterà che cambieremo Basilissa, perché la nostra non è attualmente molto in forma e magari qualche guerrettina riusciremo a farla perché sta scendendo comunque abbastanza in fretta la nostra aggressive expansion. Ciao a tutti e una buona giornata.